Savona News incontra la dottoressa Enrica Ferrari, psicologa. Siamo qui e stiamo scoprendo in biblioteca a Teirano una disciplina, non so se sia il termine corretto, definiamola così, soul painting. Da quanto tempo lei si è avvicinata al soul painting e come ha deciso di praticare questo percorso così innovativo? Io sono una psicologa di sportello scolastico e mi sono avvicinata a questa pittura perché ho scoperto che con i ragazzi dello sportello delle scuole superiori c'era un avvicinarsi molto più intenso rispetto a tutta la prospettiva psicologica. In questo modo ho consentito ai ragazzi un accesso diverso alla loro interiorità e quindi all'espressione di sé. Per questa ragione ho deciso di portarla a Teirano e comunque far conoscere un po' questa possibilità espressiva. Abbiamo parlato di sportello scolastico, però oggi abbiamo visto gente veramente di tutte le età. Quindi possiamo dire che è una disciplina ideale per chiunque? Assolutamente sì, perché comunque quello che, come diceva Dante, ditta dentro viene un po' alla superficie attraverso le macchie sul foglio e quindi alla loro interpretazione, al riguazzabuglio di colore, alle linee, al colore che si adopera. In questo modo è possibile creare un po' di sé, portarlo sul foglio, rappresentarlo e poi eventualmente interpretarlo. Stasera a Teirano c'è una bella partecipazione di pubblico in biblioteca. Come ha risposto una comunità di un paese piccolo come Teirano di fronte a un progetto così innovativo e inconsueto come il soul painting? Mi è sembrata un buon riscontro perché ho visto avvicendarsi persone di tutte le età, come ha detto lei prima, con una grande curiosità anche di sapere, di avere poi una restituzione positiva della situazione, di quello che avevano dipinto, a qualunque età, e quindi l'accesso